Lorenzo Pizza esce dal silenzio e conferma tutto. Il presidente dell'Italservice a giorni si incontrerà con la dirigenza VL e il consorzio Pesaro Basket per ufficializzare il suo ingresso nel sodalizio biancorosso con una cospicua fetta di quote societarie. E a Pesaro il basket è lo sport dominante, uno sport che comunque a me è sempre piaciuto. E c'è stato questo, diciamo che l'operazione è stata facilitata dagli ottimi rapporti che ho sempre mantenuto con Ario Costi e Luciano Landori, e quindi ecco, ha sicuramente aiutato questo l'aver mantenuto rapporti sempre nel tempo continui e costanti, e quindi ecco, siamo arrivati a questa, diciamo, conclusione. Adesso a breve dovremmo andare a siglare questo accordo, e quindi lo vediamo nel lato più positivo di tutta la situazione, insomma. Entrare alla VL non significa uscire dall'Italservice, ma è pacifico nel ridimensionamento, in società e probabilmente in paventate infrastrutture come il nuovo Palasport. Il Calcio 5 sicuramente è stata un'avventura importante, sarà comunque un'avventura importante perché non c'è assolutamente l'intenzione di lasciare il Calcio 5, anzi, anche perché abbiamo un settore giovanile molto florido, composto da 250 bambini e ragazzi, e quindi quello, diciamo, che è il nostro orgoglio. È l'orgoglio anche alla prima squadra, e c'è stato, diciamo, ci sarà un ridimensionamento dovuto a un nuovo regolamento, e non faccio commenti perché sennò potrei dire cose non gradite alla divisione. Comunque, un nuovo regolamento voluto dalla divisione che declassa il numero degli stranieri, quindi ci sarà un depotenziamento purtroppo di tutta la struttura proprio di prima squadra e Calcio 5, e quindi ecco, in questa fase così mi sono trovato anche ad avere questa disponibilità al basket, e come ho detto e ripeto, il Calcio 5 per me mi ha insegnato tanto, diciamo che mi ha fatto maturare da tutti i punti di vista, perché mi ha dato un grosso insegnamento, e speriamo di poter così ribaltare questa esperienza importante che mi sono fatto nel Calcio 5 anche nel mondo del basket. Quindi, come hai detto tu, sono stato nel CDA e adesso entro con quest'altro ruolo, che comunque è un ruolo importante, però come ho detto cerco, come ho sempre fatto in tutte le situazioni mie, sia sportive che lavorative che societarie, entrare in punta di piedi, ecco, non voglio assolutamente né destabilizzare né arrivare in maniera prepotente, preponderante, ma entro in punta di piedi, ecco, come un aiuto a una società che comunque ha una struttura già importante, ben oleata, che funziona perfettamente. Anni di tal service che, nonostante la crescita esponenziale del movimento, non hanno giocoforza costruito quella tradizione che è propria del basket pesarese. C'è proprio una mentalità, diciamo, a Pesaro, no? Come si dice, si vive proprio di pallacanestro e di basket. Nel Calcio 5 abbiamo fatto fatica, ti dico, purtroppo è questo, cioè abbiamo cercato di spingere tantissimo, abbiamo cercato di portare tanti spettatori delle nostre partite, abbiamo avuto anche dei risultati notevoli, importanti, che ci hanno dato grande soddisfazione, l'esempio della finale giocata, la prima finale giocata in casa con la Quessapone, c'erano presenti 2500 persone al Palanino Pizza, quindi una presenza massiccia di pubblico, però in linea generale, come hai detto tu, nel lungo termine, diciamo che le soddisfazioni, pensavamo di raccogliere più persone a vedere le partite di Calcio 5, probabilmente, come hai detto, manca un pochino questa tradizione, e qui invece la storia comunque l'ha fatto il basket, e quindi è giusto in questa fase concentrarsi nel basket, ecco, e fare, diciamo così, ridare questo entusiasmo a questa tifoseria, a questi tifosi che comunque io sottolineo, ho definito spettacolosi, meravigliosi, perché comunque dopo 10 anni, diciamo tra virgolette, di sofferenze, perché purtroppo sono state sofferenze, perché mancanza di budget, mancanza di fondi, quindi però hanno sempre continuato a seguire la squadra, non l'ha mai lasciata, e quindi sono veramente da apprezzare, da ammirare.